Buongiorno, con l'occasione ringrazio tutti i partecipanti, tutte le autorità, penso che sia un'occasione importante, penso che sia anche giusto ringraziare il Comune di Collecchio, il Sindaco e il Credito Sportivo nella figura del Presidente Cardinaletti, perché hanno fatto sì che questo tipo di evento si potesse realizzare nel più breve tempo possibile e perciò ritengo che sia giusto e doveroso dovervi ringraziare. Per quanto riguarda, scusate, i soliti problemi, tutto il resto ritengo che questo sia l'inizio di un qualcosa di diverso del Parma Calcio. Il Parma si sta indirizzando su un principio totalmente controtendenza, soprattutto per il momento, che è quello di investire in una logica patrimoniale, e questo inizia con questa operazione che è molto importante, che sicuramente non sarà come è stato detto da Bruno Longhi per i ritiri lunghi, tranquillizziamo i calciatori, ma sarà per motivi molto più importanti, perché noi dobbiamo sempre di più dare sviluppo alla famiglia Parma. E quando si parla di famiglia si parla che c'è bisogno di tutto, c'è bisogno di una casa, c'è bisogno di tutto quello che sono le strutture inerenti a ciò. Il finire Collecchio era qualcosa di doveroso, anche se bello, e perciò ritengo che con questa opera si valorizzi ancora di più quello che è un patrimonio del Parma, ma che è un patrimonio di tutta la comunità. Perciò non è che devo aggiungere altro, soltanto ringraziare e soprattutto visto chi è presente di star vicino al Parma, perché il Parma ha bisogno della vicinanza di tutta la comunità, e nel ringraziare parallelamente quello che fa l'opera del Presidente, la famiglia Girardi e di tutti i soci che chiaramente fanno sì di poter realizzare anche opere di questo tipo. Grazie